Ciao a tutti e benvenuto anche oggi in una nuova intervista. Oggi andremo a conoscere un imprenditore con la I maiuscola. Un po', direi, la storia che tutti noi vorremmo avere. Ma non vi voglio rivelare di più, perché voglio che sia lui a raccontarci. Il nostro ospite è Mirko Gasparotto. Lasciamo, come vi dicevo, che sia lui a raccontarci un po' chi è e cosa fa. Ciao Mirko, benvenuto. Benvenuto a te, da Mirko a Mirko. Assolutamente, ci divide una C e una K. So che c'è sempre questa guerra fra noi Mirchi, fra la C, la K, c'è un po' sempre questa diatriba. Io ce l'ho un po', guardavo male quelli con la C. Ma raccontaci un po', Mirko, di cosa ti occupi, perché ti ho definito un imprenditore con la I maiuscola, cosa fai? Allora, il mio gruppo si occupa di saldatura, noi siamo leader in Italia nel mondo della saldatura, quindi impianti di saldatura, macchine per saldatura e tutti gli accessori per la saldatura. E un'altra parte del gruppo si occupa di antinfortunistica, dispositivi di protezione individuale negli ambienti di lavoro, e poi un po' di articoli tecnici industriali e un po' di strumenti di misura. E tutto sotto il cappello della distribuzione industriale, è un po', siamo diventati un po' di riferimento in Italia. Nel 2020 abbiamo realizzato un fatturato di 102 milioni, è stato l'anno più importante nella storia. Ma quello che credo sia interessante è come sono arrivato qui. Sì. Andiamo a vedere un attimino le domande che ti porrò in questa nostra intervista, appunto un po' quello che dicevamo. La prima domanda è un po' la tua storia, quella da fattorino a CEO, quindi vogliamo sapere un po' le emozioni, gli stimoli di un'avventura così particolare, come è cambiato anche soprattutto il tuo mindset, cioè come si è dovuto adattare in questa avventura. La seconda, quali sono gli errori più grandi che un imprenditore non dovrebbe evitare? E la domanda numero tre, finanza e impresa. Quando e quando l'imprenditore dovrebbe delegare la gestione finance della sua azienda? Però partiamo dalla nostra prima domanda, la tua storia, quella che ti ha portato ad essere un fattorino a CEO. Un po', diciamo, la storia che tutti noi vorremmo avere, cioè tutti, diciamo, tanti abbandonano il lavoro. Basta, mi sono rotto, voglio mettere in piedi qualcosa di mio. Tu ce l'hai fatta. Come? Raccontaci, qual è stato il segreto? In realtà poi da fattorino a CEO e da CEO a presidente. È la seconda parte. Beh, io ho sempre spiegato che sono partito un po' dal marciapiede, nel senso che i miei primi passi a 20 anni erano quelli di un fattorino. Fattorino con idee chiare, con progettualità di vita chiara, sapevo perfettamente dove volevo arrivare, però avendo avuto la terza media non è che potevo partire dal consiglio di amministrazione. Quindi sono partito come fattorino il primo di novembre del 1983, dopo un anno sono diventato venditore, fattorino classico, nel senso che consegnavo non i pacchi ma le bombole di gas, perché l'azienda era una piccola azienda del nord-est che produceva all'epoca saldatrici. Ho fatto un anno di consegne e di ritiri merci, di consegne merci, furgoni, e poi sono diventato venditore. Sono diventato venditore all'inizio senza neanche sapere come funzionava una saldatrice, ma poi, insomma, l'empatia, la capacità di entrare in rapport velocemente con tutte quante le persone mi ha portato a essere venditore. Poi ho cominciato a costruire la mia squadra. La squadra di colleghi di lavoro in quella fase lì, e a 25 anni è successo un fatto che cambiò completamente la mia esistenza, nel senso che morì il fondatore di questa società in maniera prematura, perché ha 56 anni e non aveva figli, quindi non aveva la possibilità di dare continuità all'attività, e lì fu la grande occasione della mia vita. Grande occasione perché da quel momento cominciai a pensare veramente di poter diventare imprenditore. Di poter diventare imprenditore anche se non avevo né cultura e né il denaro per fare l'operazione. Ma nella vita credo che
sia sufficiente essere determinati e avere veramente pragmatismo e autodisciplina, che è la cosa più importante in assoluto. Pragmatismo e autodisciplina sono le due cose che sono... E ho fatto la prima operazione di MBO, ovvero Management Buyout, nel Veneto nel 1990, con tre colleghi, perché ho coinvolto nell'operazione tre colleghi. Ho passato 20 banche che hanno detto di no, 19 banche che hanno detto di no, e una banca che ha detto di sì, l'ultima. È un po' la storia fa, non arrendersi, cioè se avete un sogno non arrendetevi davanti a un no, andate avanti fin quando non trovate chi. Diciamo che mi ricordavo molto bene le facce dei bancari quando gli chiedevo questa roba a 25 anni, si mettevano a ridere insomma la maggior parte, o mi chiedevano se le garanzie da parte dei genitori c'erano o non c'erano. Però in questa maniera realizzai il sogno e rilevammo la società, prima il pacchetto del 90%, dopo il 100%, riempendosi di debiti ovviamente. In 5 anni gli utili dell'azienda hanno ripagato il debito, ma nel frattempo l'azienda aveva cambiato pelle perché aveva abbandonato la produzione, era stata trasformata in un'azienda commerciale, perché io non conoscevo la produzione, quindi non riuscivo a fare, e io mi sono soprattutto dato una cultura d'impresa importante, che consiglio a tutti, perché se non sai come funziona un'azienda, se non sai come funziona un bilancio, se non sai come funzionano i numeri, non potrai mai guidare. E allora, se non puoi guidare, vuol dire che non sei tu che determini la direzione. Non so se concordi con me, l'imprenditore all'interno dell'azienda deve essere, cioè, omnisciente, non deve capirne solo di marketing, ma anche di vendita, ma anche di risorse umane, ma anche di finance. Molto spesso, perché è un po' come quando hai iniziato tu, non avevi tutte le figure che magari hai adesso, hai il CFO e dici, boom, c'è lui, se ne preoccupa lui, e tu devi solo analizzare. Magari eri tu in prima persona che dovevi modellare i dati, guardarli, capire se vendere, non vendere, come fare la strategia di marketing, occuparti magari anche tu in prima persona delle risorse umane, dell'assunzione. Direi che l'imprenditore, la prima regola che voglio dare ai tuoi telespettatori, dovrebbe conoscere un 20% di tutte le aree della propria azienda. Questo 20% dovrebbe dargli l'80% delle competenze. Questo è molto importante, perché un imprenditore che non è completo nella gestione oggi non può guidare l'azienda in momenti di cambiamento epocali come questo. Quindi è molto importante. Poi nel 2000 fatturavamo già 40 milioni. Quando sono entrato io l'azienda fatturava 1 milione, quindi siamo arrivati a 40 nel 2000. Poi nel 2000 abbiamo coinvolto un grande socio industriale. Oggi è un socio che fattura 700 milioni ed è leader in Italia e in Europa nel campo dei gas tecnici industriali. E poi nel 2005-2004 ho fatto l'altro grande salto, cioè ho nominato un amministratore delegato della società e mi sono ritagliato lo spazio della presidenza, della gestione strategica e dell'area finanziaria, perché sono delle prerogative che possono essere svolte solo se hai tempo e solo se hai calma e tranquillità per poter vedere esattamente come sono le cose, insomma. Questo è un po' assolutamente, anche perché molto spesso l'imprenditore, anche soprattutto l'imprenditore che mette le mani, è l'artigiano della propria impresa, molto spesso fa benissimo l'artigiano, ma poi tutti questi aspetti magari se li perde. Sì, direi assolutamente di sì. Quindi l'imprenditore deve anche crescere, deve anche avere un proprio progetto di vita. Tante volte vedo imprenditori che sono totalmente focalizzati sull'azienda, ma se non sei equilibrato non puoi essere un elemento vincente nella vita. Quindi bisogna pensare un po' a tutti quanti gli ambiti della vita. Secondo te, vedendo un po' la situazione, un po' di tanti altri imprenditori che un po' fanno il salto anche loro e dicono basta, non ne posso più, abbandono il lavoro e mi metto in proprio. Ci sono statistiche che dicono che il 96% delle attività che aprono chiudono nei primi 4 anni. Secondo te perché c'è questa, cioè cosa porta a questo fallimento di tutte queste attività imprenditoriali? Che cosa manca? Manca la cultura d'impresa. La cultura d'impresa non si trova per strada.
non basta, non è sufficiente dire sono stufo di lavorare per un altro padrone e voglio diventare imprenditore. Non è solo questo. Bisogna avere un progetto, oggi più che mai, bisogna avere un business plan, bisogna avere per la propria startup, per la propria attività, per quello che si vuole. Quindi molto spesso le persone non hanno le idee chiare su cosa vogliono, non solo nell'ambito del lavoro, ma anche nella vita. Ok, sì, è una cosa che spesso noto anch'io in tante persone che incontro, e sicuramente anche tu nella tua attività, oltre che di imprenditore, di formatore, te ne sarei ampiamente accorto anche tu. Passiamo alla nostra seconda domanda. Quali sono gli errori più grandi che un imprenditore dovrebbe evitare? Un po' li abbiamo visti, cioè il primo forse è quello di non avere un'adeguata cultura. L'hai detto prima, se non erro. Quali altri errori secondo te ci sono? Non avere un progetto, un progetto di vita, sto parlando, che contempli un work balance life, che contempli un equilibrio fra tutto quello che facciamo nella vita. Ma se noi guardiamo sempre i fatturati degli altri, le EBITDA degli altri, i risultati degli altri, non ci concentriamo mai sulla nostra vita. Noi abbiamo una possibilità di rendere magica la nostra vita, tutti. Alcuni vengono da me e dicono, ma noi fatturiamo 100.000 euro e tu puoi diventare un imprenditore di successo meraviglioso con 100.000 euro. Perché? Perché l'importante è l'equilibrio che tu mantieni e che tu raggiungi, è la tua libertà emotiva, è la tua capacità di costruire valore per te e per gli altri. Quindi il fatto di avere una progettualità di vita è molto importante. Poi altri errori, direi di non fare entrare mai familiari in azienda, questo è un altro tipico. Altro errore è di non fare mai società al 50% con nessuno. L'errore al 50% fatto, confermo quello detto, non fatelo. Non entrate 50 e 50, perché se poi a un certo punto non andate più d'accordo è un bagno di sangue. Esatto, non avere delle regole chiare con altri soci, se ci sono familiari o altri soci in generale, non avere dei patti chiari, delle regole chiare e delle norme antistallo all'interno dell'azienda, non comprare mai società con delle persone che sono detentori delle conoscenze e delle competenze, non frequentare persone troppo diverse da voi. Quando vi scegliete i soci, non è vero che le diversità completano, assolutamente, è una cazzata enorme. Le diversità, quando sono troppe, alla fine diventano veramente esplosive. Quindi bisogna assolutamente evitare questi errori qua, ma potrei fermare, non fare operazioni fiscali borderline, non fidarsi dei consulenti interni vicini alla famiglia, non avere sempre i soliti professionisti man mano che si cresce, non avere il pallino della tua azienda in mano al tuo commercialista, non avere una cultura di impresa adeguata a seconda dello sviluppo che hai dell'azienda, non fare una marea, cioè potremmo stare qua giorni e giorni a raccontarle. Diciamo che forse però quello anche che a molti manca, un po' quello che tu, magari correggimi se sbaglio, hai dovuto anche sviluppare, è stato un mindset, può essere, cioè un tuo pensiero e mutarlo, perché immagino che il mindset che hai adesso sia completamente diverso dal mindset di quando eri un fattorino, di quando avevi appena acquistato la tua società che faceva 1 milione di euro. Confermi un po' anche questa cosa? Io lo chiamo perimetro esperienziale, più che mindset. Il perimetro esperienziale è tutto ciò che noi conosciamo, le nostre competenze, le nostre conoscenze e il nostro stile decisionale. Dovrebbe essere una sfida per tutti noi quello di ampliarlo in maniera molto, profonda, per avere la possibilità di crescere attraverso le esperienze degli altri. Nel 2016 ho fondato OSA, è una community di imprenditori, noi siamo 1200 oggi, in 9 sedi in Italia, e posso garantire che l'ampliamento del perimetro esperienziale attraverso le esperienze degli altri è il booster più veloce di crescita in assoluto che ci sia.
Ok? Quindi è molto importante riuscire a trovare altri imprenditori, a imparare da altri imprenditori, a capire gli errori che hanno fatto, a cogliere l'essenza degli errori per evitare le buche più dure della vita professionale e della vita personale. Concordo con te. Passiamo alla nostra ultima domanda. Finanza e impresa. Quando e quando l'imprenditore dovrebbe delegare la gestione finance della sua azienda? Io so che già c'è magari un inizio già di problema, perché molti delegano al commercialista pensando che il commercialista li aiuti, e poi alla fine si accorgono che il commercialista non fa nient'altro che registrare delle fatture. Allora, la mia risposta è mai, nel senso che la parte finanziaria non va mai delegata, perché veramente è una prerogativa dell'imprenditore. Poi l'imprenditore sotto di sé può avere la responsabile amministrativa, il direttore amministrativo, il CFO, quello che vogliamo, ma la parte finanziaria è importantissima. Se io non avessi gestito la parte finanziaria del mio gruppo, oggi non saremmo dove siamo qua oggi. Quindi la parte finanziaria è importante, anche se non si hanno le competenze, è una parte dove si può imparare. Oggi, tramite appunto contatti con altri imprenditori, frequentazioni con altri imprenditori, c'è veramente la possibilità di imparare tutto. La parte finanziaria non va mai delegata. Immaginate a pensare su un territorio come quello del Nord-Est, dove c'è il headquarter della mia azienda, dove sono mancate 15 banche nell'arco degli ultimi anni. Com'è possibile ricostruire il montante dei fidi se tu non hai le relazioni, la capacità di capire cosa ti serve e cosa non ti serve? Quindi la parte finanziaria non va mai delegata, Mirko. Quindi una parte di una prerogativa dell'imprenditore è anche quella di saper leggere un bilancio, perché senza quello... La prerogativa di un imprenditore è saper leggere un bilancio, fare il controllo di gestione, fare il conto economico mensile, fare un piano industriale, interpretare i trend, guardare il balance scorecard. Questa è la... E concordi con me che è l'imprenditore in prima persona che comunque deve governare questa cosa e deve capire, anche se si affianca a una persona, un CFO, un qualcuno che gli dà, però deve essere l'imprenditore che ne capisce, cioè ne deve capire, non può dare le chiavi finanziarie a qualcun altro e completamente disinteressarsi di quello che sta succedendo. Nel modo più assoluto, perché daresti le chiavi della tua azienda in mano a un altro. Quindi c'è questa necessità che l'imprenditore cresca, se non è preparato. Io ho la terza media, quindi voglio dire, sono entrato a ragioneria e mi hanno buttato fuori poi gestisco un gruppo da oltre 100 milioni con grande tranquillità, con grande serenità. Le esperienze le ho fatte, voglio dire, si impara sempre, bisogna voler crescere continuamente, leggere, crescere, informarsi, frequentare persone di valore, andare insieme con imprenditori che siano più grandi di te, trovarsi un mentore che sia 15-20 anni più di te, fare degli errori, essere in grado di pagarli. Questo vuol dire fare impresa. Gli errori hai detto bene, una volta che l'hai fatto, purché sia pagabile, perché sennò no, un errore sì, ma non troppo grosso, mi raccomando. Ok. Mirko, senti, prima di lasciarci, c'è qualcosa di valore che vuoi dire? Qualcosa che... un segreto, un qualcosa tuo che vuoi dire a chi ci ascolta? A chi ci ascolta voglio assolutamente consigliare di comprarsi il mio libro Basta Chiacchiere, scritto nel 2011. È un libro che aiuta a progettare la propria vita. E progettare la propria vita significa prendersi in mano, definire quello che sono i propri ruoli pubblici, i propri ruoli privati, e verificare esattamente cosa si vuole dalla vita. Perché se tu sai cosa vuoi dalla vita, è più semplice che tu lo possa raggiungere. Se tu non lo sai e quindi vai random nella vita, è più difficile che tu possa cogliere l'obiettivo. Questo è un po' il mio punto di vista. E il consiglio che do è quello di iniziare a farlo, che non è mai troppo tardi. Assolutamente. È la parte credo fondamentale per tanti imprenditori un po' illuminati. Altri si buttano nella mischia e poi vengono triturati e buttati fuori dal mercato, appunto perché non hanno la voglia di sviluppare le giuste competenze, la voglia di impegnarsi, di studiare, perché pensano giustamente
tanto che ci vuole fare oggi fare imprese in Italia, che ci vuole. Certo. Ok, allora se avete domande potete lasciare un commento qua sotto al video, io e il mio omonimo Mirko, anche se lui con la C e io con la K, non so cosa è meglio, fatecelo sapere voi. Se avete delle domande, non solo su di noi, ma anche su come fare impresa, avete bisogno di qualche consiglio, potete rivolgervi a me o a Mirko e chiedere qualcosa, e noi saremo ben felici di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie Mirko di aver partecipato oggi a questa intervista. Grazie a te Mirko e grazie ai telespettatori e alle tue persone, ai tuoi fan che ti seguono. Grazie a tutti. Grazie. Ciao e buona giornata.